Stadio Pietro Fortunati in Pavia, domenica 15 maggio 2011, è l'ultima di campionato di questa stagione, targata 2010-2011, nel girone A di prima divisione Lega Pro, si sfidano Pavia e Reggiana, ne uscirà una sola, il Pavia deve vincere per centrare la salvezza, non può sbagliare di fronte agli emiliani dell'ex Mangone che vuole tentare uno scherzetto alla truppa di Carbone. Due uomini in barriera, va Ferretti sinistro, autorete sulla punizione di Ferretti, di testa ha schiacciato in porta Zini, il gol dell'1-0 del Pavia, al decimo Pavia 1, Reggiana 0, e Pavia è più vicino alla salvezza in questo momento. De Rico avanza, la progressione, entra in area De Rico, il miracolo di Manfredini all'11esimo. Ancora Ferretti sinistro centrale. Ferrini la sventagliata a cercare Eusepi, di testa la sponda per Ferretti di prima, gran palla per Eusepi, in area Eusepi, il miracolo Ferretti con la punta. Palla dentro, De Rico si invola verso la porta, mette in mezzo per Eusepi che sbaglia. Palla dentro di De Rico, Ferretti ci prova al volo di prima. Dunque salvo. Lanciard. Mezzacolli, gran palla per Ferretti, grande aggancio, area di rigore. Ferretti, lo squalo bianco e sono 10 gol in campionato. Lo squalo bianco mette la firma sulla salvezza del Pavia. Sempre lui, l'uomo più decisivo in casa azzurra. Andrea Ferretti e sono 10 gol in... La sventagliata di Eusebi per Ferretti, grande aggancio. Cross in mezzo, Tarantino la mette giù, Tarantino può calciare il destro sul fondo. Vicinissimo al 3-0. Regala spettacolo il Pavia. Pellegrini. Tarantino... Cross in mezzo per Eusebi, di testa centrale, vuole... Sì Luca, grazie per la linea, siamo all'88esimo, 2 minuti alla fine, una festa insomma corroborata anche dalla gioia di un ex Pavia come Giaccherini che con il suo gol, il 7° in Serie A, sta salvando il Cesena, un ex talento del Pavia che 3 anni fa regalò la salvezza con 10 gol più 1 nei play-out, decisivo a Caravaggio contro il calcio Caravaggio. Tanto in area di rigore Eusepi vuole il gol, non lo trova con la punta del piede.